quel messaggio che si può cambiare, non c'è un destino già scritto, fino all'ultimo si può decidere di cambiare il finale, che è un po' la frase che è anche scritta nella quarta di copertina del mio libro. Sala Tramoggi è gremita a Busto Arsizio per l'incontro con lo scrittore Andrea Franzoso, invitato dal liceo scientifico Tosi a presentare, nella settimana dedicata al cyberbullismo, il suo libro Ero un bullo, la vera storia di Daniel Zaccaro, giovane di Quarto Giaro diventato un rapinatore di banche, un molestatore pronto alla rissa violenta, tanto da finire al carcere minorile Beccaria, dove ha finalmente incontrato degli adulti che definisce credibili, non frustrati, che si assumono delle responsabilità. Lui che aveva abbandonato la scuola, non voleva saperne di libri, non voleva saperne dello studio, ha completato gli studi grazie all'incontro con una professoressa di lettere in pensione, Fiorella, che faceva volontaria in carcere, che lo ha appassionato così tanto che Daniel addirittura è andato oltre i programmi scolastici, addirittura con lei ha letto L'Inferno di Dante. Cioè la passione di questa insegnante, con la passione, no, ha acceso anche Daniel. A proposito di insegnanti e di ragazzi difficili, proprio ieri nella vicina Varese uno studente ha accoltellato un insegnante. Oltre agli insegnanti vengono picchiati spesso anche i medici, infermieri, quelle categorie che un tempo erano molto rispettate, avevano un'autorevolezza, avevano anche un prestigio sociale. Oggi purtroppo sono svalutate, le famiglie spesso non hanno alcun rispetto degli insegnanti, troppo spesso fanno gli sindacalisti dei figli, che è un modo per farsi perdonare della mancanza di tempo di qualità che non offrono più loro.